Добрый вечер. Здравствуйте. Prima di tutto, buonasera. Mi sentite? Giuda ha venduto Cristo. Ma chi è stato a comprarlo? Il popolo? Tu pensa agli scribi e ai farisei. Malgrado i loro sforzi, non riuscirono a trovare un solo testimonio che lo calunniasse innocente. Una volta sono i tartari, una volta la fame, una volta la peste. Ma lui continua a lavorare, a lavorare, a lavorare, a lavorare. Porta umilmente la sua croce. Non si dispera, ma tace e sopporta. Prega solo che gli bastino le forze. Come potrebbe l'Onnipotente non perdonare a quelli come lui la loro ignoranza? Tu lo sai bene. In quanto lo scopo precipuo di una qualsiasi forma d'arte è quello di trovare il proprio mezzo espressivo, la propria lingua, la lingua in cui si esprime ciò che è proprio. Il cinema si basa su due categorie di autori che fondamentalmente realizzano due tipi diversi di film. Gli uni tentano di imitare, di ricreare il mondo in cui essi operano. Gli altri, invece, creano il proprio mondo. Ogni arte, e chiaramente il cinema è un'arte, anche se in questo momento si trova in una posizione, diciamo così, di umiliante inferiorità, ogni arte, dicevamo, ha il suo elemento di specificità. Nessuna delle altre forme artistiche è in grado di fissare il tempo così come fa il cinema. E quindi un film che cos'è? È un mosaico di tempi. Fin dall'inizio, proprio ai suoi primordi, il cinema si è trovato in una posizione difficile. Per poter fare un film bisogna avere i soldi. Per scrivere una poesia bastano una matita ed un pezzo di carta. Io mi inchino davanti a tutti quei registi che tentano con ogni mezzo di realizzare i propri film personali. Una volta gli americani hanno redatto un elenco in cui hanno messo in ordine decrescente le varie professioni, a partire da quella che conduceva più facilmente alla morte per stress, fatica e difficoltà. Questa inchiesta è stata fatta prima del 1945, più o meno all'epoca in cui venne lanciata la bomba di Hiroshima. Al primo posto risultarono i piloti di voli sperimentali e dal secondo posto i registi cinematografici. Non è certo una coincidenza. È una professione molto difficile. Direi da suicidio.